Salve carissimi amici YouTube e bentornati nella soffitta di camera mia o benvenuti se è la prima volta che venite a visitarla. Questa è la frustrazione che ho qui dove c'ho il mio computer così che io possa vedere anche sullo schermo anteprima, perché quest'oggi analizziamo l'anteprima 392, non solo tutta la sezione Panini per quelli che sono gli highlights, quindi le cose che mi sono sembrate più interessanti di questa anteprima, ma andremo anche un pochettino nell'intorno, quindi non vedremo solo materiale Panini che ho selezionato per l'appunto. Al solito nello spazio commenti vi lascio tempo, spazio e modo per scrivermi se siete d'accordo con quello che ho detto, se ho detto cose sbagliate, se non ho selezionato cose che invece sono interessanti e nel caso segnalatemi perché sono interessanti le cose che non ho eventualmente segnalato, così da arricchirci un pochettino tutti quanti. O viceversa, se ho segnalato una cosa che penso sia interessante e in realtà è una ciofeca, ditemelo pure molto tranquillamente, che a risparmiare soldi sono sempre molto felice. E partiamo dalla sezione Disney. Partiamo con la sezione Disney, in particolare con il castello di Paperinik, un nuovo gadget che verrà allegato ai vari numeri di Topolino del mese di maggio, con un paio di succursali in Paperino e Paperinik di giugno, se non ricordo male. Non ho selezionato l'immagine della pagina successiva all'anteprima, scusatemi, quindi non ce l'ho sott'occhio. Allora, il castello è carino in realtà, anche visto così, c'è un'altra loro immagine dove si mostrano anche i vari piani del castello, quindi è abbastanza ricco e articolato, quindi un bel giocattolone, tutto sommato. Le statuine, con quegli occhi sparati, sono molto inquietanti, però capisco che saranno piccole, piccole, perché sembrano essere, dover essere molto, 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 molto piccole. Mi spiace che Archimede sia palesemente di estrema destra, non capisco il perché di questa scelta, ma va bene, lo accettiamo, io mi starei alla larga, però lo accettiamo. E niente, uscirà sui Topolini di maggio anche una storia dedicata al castello delle Tre Torri, che attualmente è in possesso in un qualche modo di Paperinik, Paperinik è il proprietario del castello, quindi vedremo che cosa succederà. Sarà una storia, Gervasio ce l'ha promessa, bella complessa, bella elaborata, non vedo l'ora, non vedo l'ora. Andando avanti scendiamo un pochettino a sciorinare un pochettino i volumi e partiamo dalla Metamorfosi di un papero di Nino Russo e Andrea Freccero, storia del 91, una storia dove abbiamo Paperino e Paperone nelle vesti a ricalcare un po' le Metamorfosi di Kafka, storia che penso di aver letto ma che non ricordo in realtà, ho sotto mano, dovrei avere il capolavoro della letteratura Disney, penso che la rileggerò la storia se non altro per farmi un'idea se acquistare o meno questa deluxe, anche se non credo, cioè deve essere proprio una storia che mi folgora tantissimo in un colpo solo, anche perché non c'è una ricolorazione, non c'è niente che mi faccia, che mi invogli ad acquistare questa nuova edizione. Ci sono degli extra, degli approfondimenti, però avendo questa storia già in una collana, insieme ad altre parodie, con approfondimenti e sugli autori e sulle singole storie, mi tengo molto volentieri quella collana. Quindi capisco che questo qui sia un formato ancora più grande, la storia sia comunque fatta da un autore di primo piano in ambito disneyano, quindi sarà anche bella da vedere. Non è una storia così vecchia forse da necessitare una ricolorazione, però ecco, probabilmente questo è proprio per i fan o di Kafka e della Metamorfosi o per i fan di Freccero. Non ci viene mostrata quale sia la copertina, ok, un'idea di copertina ci secondo me si poteva inserire, ma mentre al solito sono molto critico verso questi top secret, qui mi importa relativamente perché non vediamo la copertina, non vediamo una bozza di niente, ma sappiamo che la copertina una sarà, non è una variant che devo scegliere se acquistare il volume o meno per la copertina, ok? A proposito, non ve l'ho mostrata, ma Etna Comics esce una copertina variant di Marco Gervasio, presumo in relazione magari ad uno dei cicli di Marco Gervasio, però non c'era scritto, non era stato detto niente, non ha mostrato nulla, quindi boh, la butto lì così. Scendiamo adesso a sciorinare un po' alcune delle novità atte a celebrare i 90 anni di Paperino e partiamo da Disney d'autore, un volume cartonato da 252 pagine al prezzo di 27 euro, di grande formato perché 18,3x27,4 è più grande di una thriller collection, di una serie imperdibili, comunque è il formato più grande.
Ok, ci piace, può piacere, probabilmente. Però cosa contiene non è dato saperlo. Credo, visto che mi citi Karl Barks, Marco Rota, Cavazzano e Silvia Zicche, che probabilmente vogliono fare quasi una storia per decennio o un'operazione del genere. Però non c'è scritta questa cosa qua, quindi è una mia supposizione. Per modo c'è anche l'evoluzione un pochettino autoriale del personaggio. Ve lo consiglio, non ve lo consiglio, boh, probabilmente uscirà una cosa analoga anche per Giunti, quindi aspetterei di sapere un po' l'indice dei volumi prima di andare a dire sì, voglio avere questo volume, che per carità, avere un volume per festeggiare il 90 anni di Paperino sinceramente non mi dispiacerebbe, ma voglio prima sapere che cosa vado ad acquistare. E vabbè, ve l'ho già detto, 27 euro il prezzo di copertina di questo volume. Il volume successivo ne costa 25 e sembra avere le stesse identiche caratteristiche. Perché Panini? Fammi capire che uno è più prezioso. No, allora, premesso che l'altro sembra essere il volume principale di Panini per festeggiare i 90 anni di Paperino, questo è un volume che si focalizza sulla casa, volume che poteva uscire tranquillamente l'anno scorso mentre usciva anche il gadget della casa dei Paperini, di Paperino, avrebbe avuto senso. In realtà a maggio esce tra l'altro il volume, e adesso assume un senso, sul Castello delle Tre Torri, visto che esce il gadgettone, avrebbe avuto senso. Non è così e va bene. Abbiamo selezionato qui un po' di autori che però non ci vengono segnalate quali storie siano, quindi Fabio Michelini, Fabio Celoni, Giorgio Pezzin, Giorgio Cavazzano, va bene, sono grandi nomi, ma l'unica storia di cui siamo certi è quando Paperino prende una decisione di Cavazzano e Candy. Candy ve lo dico io perché non c'è scritto, ed è una bella storia di Ok Quack. Cioè, c'è Ok Quack, è una storia del ciclo di Ok Quack, ma Paperino e la sua casa hanno un ruolo predominante e sinceramente capisco perché sia stata scelta quella storia come emblema e simbolo di questo volume, perché è una storia nella quale la casa di Paperino ha un ruolo effettivo quasi quanto quello del suo proprietario, del suo inquilino. Ci sta. Immagino che ci siano altre storie simili. Non mi vengono in mente grandi storie in cui la casa è così super mega protagonista, ma magari con un indice sotto mano me ne faccio un'idea. Anche qui la storia ce l'ho, la conosco, questa di Candy Cavazzano, quindi anche a questo volume mi tengo un pochettino lontano perché non sono così voglioso da avere un volume del genere. Passando a cose un pochettino più recenti, delle quali invece sono interessato, Paperini i giorni del disonore. Prosegue il ciclo scritto da Alex Bertani e Marco Gervasio in primis, con Facciotto e Bacinelli alle matite, in questo caso specifico, perché abbiamo sia Paperini che la minaccia alla fattoria, che in un qualche modo andava a chiudere un po' di trame e sottotrame che abbiamo visto negli altri Topolino Extra, e si dà il via a quello che è, possiamo dirlo, definirlo un breve ciclo di storie disegnato da Bacinelli, che sarà presente qui, che sarà presente nella storia delle Tre Torri, che sarà presente nella nuova storia che sta per uscire sul Topolino, quindi mi immagino che le storie sulle Tre Torri saranno magari in un extra nuovo futuro, così la butto lì. E niente, mi aspettavo che prima o poi speravo che il Topolino Extra non chiudesse, perché questo ciclo mi stava piacendo. È un ciclo che, come ho già avuto modo di dire in passato, rimane molto classicheggiante, quindi richiama molto a molti echi martiniani, ma al tempo stesso è molto estremamente moderno, molto attuale, ci presenta anche nuove ville, nuovi personaggi, nuove situazioni particolari molto interessanti. È un ciclo che a me stava piacendo e sono felice che prosegua sul Topolino Extra e farò mio. Questo qui è sicuramente il primo volume che acquisterò senza troppo indugi. Certo, abbiamo perso una storia che era nel volume del condono natalizio, staremo a vedere, non penso che la ristamperanno. Era molto natalizia, molto autoconclusiva, più o meno. Ok, vedremo in che direzione si andrà. Credo sia saltata anche un'altra storia, o come questa impressione qui, ma magari sono io che mi sto perdendo un attimino. Però, ok, andiamo avanti con La ciurma del sole nero. Marco Gervasio ai testi e alle matite degli ultimi capitoli, Cristian Canfailla alle matite di quasi tutti i capitoli, una storia con una colorazione molto particolare,
262 pagine al prezzo di 72 euro per il formato, che è un filino, mi piace, il formato è lo stesso dei quelli che avevamo visto prima, dei grandi, del Paperino d'autore e quant'altro. Un ciclo di storie che per buona parte della sua narrazione mi aveva convinto, e mi aveva convinto veramente tanto. Un ciclo bello teso, molto legato a Star Trek, tanto è una ciurma in viaggio nello spazio, perse la deriva, senza possibilità di un ritorno a casa, e quindi viaggiano di pianeta in pianeta, che è molto Star Trek in effetti, per quanto i personaggi non ci abbiano nulla a che fare. Molto bello, una colorazione molto particolare, e sinceramente in un grande formato voglio vedere come rende. L'ultimo episodio mi ha abbastanza deluso, ma tanto deluso, ed è il motivo per il quale penso che finirò per prendere questo volume, anzi lo dico già, lo prenderò, perché voglio rivedere, rileggere tutto quanto questo ciclo di storie, che ha avuto anche la sfortuna di uscire in un numero di puntate distribuito veramente troppo nel tempo. Non ho capito se per problemi legati a quello che stava facendo il disegnatore, se per problemi con la pubblicazione di certe storie, con certi personaggi, con certe tematiche, quindi non ho capito il perché. Anche perché qui viene detto molto candidamente, le prime 6 storie sono uscite tra il 2021 e il 2022 e le ultime storie sono uscite ieri, fondamentalmente nel 2024, vuol dire che c'è stato un anno di iato abbondante, un anno e mezzo abbondante di iato. E niente, ve ne riparlerò sicuramente. Qui ve lo dico già, sono rimasto parecchio deluso dal finale, ma rileggendo tutto quanto il ciclo voglio vedere se qualcosina migliora. Prosegue anche il dittico di storie legata all'universo di Georges Méliès, e dopo Viaggio sulla Luna abbiamo Viaggio attraverso l'impossibile. Sempre Bruno N. ai testi, sempre Alessandro Pastrovicchio alle matite, il fratello di Lorenzo Pastrovicchio, matite molto molto belle. La copertina richiama tantissimo la copertina del Viaggio sulla Luna dell'edizione Deluxe già uscita per Lucca Comics, e mi fa strano che esca così a stretto giro, ma sono abbastanza contento che esca così a stretto giro. Vi dirò, questo volume qui lo prenderò perché mi fa piacere avere il dittico di storie, per quanto non sia impazzito completamente per questo ciclo di storie, ho già avuto modo di dirlo. Ma i disegni sono molto molto belli, la storia è semplice e probabilmente dovrei rileggerla di nuovo tutta quanta assieme per poterla rivalutare. L'idea di questo volume qui è quella di avere la storia, per come è uscita sul Topolino, tutta quanta la storia a china, quindi senza i colori, e muta. Io mi auguro che questo giro per muta intendano addirittura senza balloon, perché secondo me nel primo volume i balloon non aveva proprio senso metterli a quel punto, quindi spero che li abbiano tolti per dare ancora più peso proprio alla struttura delle tavole di Alessandro Pastrovicchio. Quindi questo volume lo farò mio, sperando di trovare Alessandro da qualche parte per farmi fare uno sketchettino, un disegnino sul volume, così come ce l'ho nel primo volume. Passiamo adesso alle serie imperdibili che... Facciamo una premessa, questo è uno speciale, viene proprio scritto nel riquadrino in basso, serie imperdibili numero 15 speciale, quindi non fa parte della numerazione regolare. Lo capiamo anche perché la collana è bimestrale e questo esce a giugno, mese nel quale non dovrebbe uscire. Ok, partiamo da questa premessa. E intanto vi segnalo e vi ricordo che in questo momento sulle serie imperdibili stanno uscendo e usciranno alternate, da quello che si è capito, Fantomius e Cronache della Frontiera, usciranno alternati, e che se una testata vi interessa vi prego prenotatela nella vostra edicola, nelle vostre fumetterie, così siete sicuro di averle e non dovete fare conti con sparizioni improvvise di volumi perché ancora non sono ritornati ai magazzini Panini, o perché magari sono proprio esauriti. Dico questa in relazione ad alcuni messaggi che ho letto sul Paper Sera. Ora, non capisco perché metterci bollino Donald Duck 90, perché sì, Paperino c'è, ma non è il focus della storia. Però, ok, lo accettiamo.
E l'altra cosa che non capisco è Calisota Summer Cup. È stata una serie anche piuttosto carina e vi dirò, posso capire perché abbia vinto il primo Micheluzzi dal 2022 fondamentalmente e nel 2023 Topolino tramite le sue storie ha vinto dei premi importanti e mi fa piacere che vengano valorizzate, ma Calisota Summer Cup è di fatto il secondo atto di una trilogia che è cominciata con il torneo delle 100 porte che ho qui nei classici, che per carità qua si prestava anche ad essere inserita qui nei classici, sempre in occasione del 2022, credo dei mondiali di calcio, no, c'erano i mondiali di calcio nel 2022, non si sapeva che l'Italia non sarebbe arrivata, ma vabbè, dovendolo lavorare per tempo, era stato fatto un volumetto qua. Questo qui esce a giugno quando ci sono gli europei, quindi capisco completamente l'idea, ma ha secondo me pochissimo senso a questo punto inserirmi il secondo atto di una trilogia, a meno che un giorno non inseriscano anche il primo e il terzo atto. Ora, questa come serie sicuramente ci saranno coloro che diranno ma non è una serie meritevole, non è una bella serie, le serie imperdibili sono altre, yada yada yada. Qualcuno che arriverà a dire ma le serie imperdibili sono solamente un'etichetta editoriale, non dobbiamo darci troppo peso. Questa è una storia che ha vinto dei premi. Partiamo da questa premessa. È una storia che ha vinto dei premi. Può non piacere, perché giustamente non tutto può incontrare i nostri gusti. Sinceramente, Calisota Summer Cup della trilogia era l'episodio che mi era piaciuto genuinamente di più e andarlo a rileggere non mi dispiacerebbe. Non mi dispiacerebbe. Un po' anche perché non vorrei abbandonare un numero delle serie imperdibili per quanto sia uno speciale. E se l'usanza degli speciali una tantum diventa effettivamente una tantum, me lo posso accollare in una qualche maniera. Che poi a ben pensarci era la stessa cosa che stavano facendo con il Topolino Extra, il Topolino Extra Graphic Novel. Ma presumo che con la chiusura del Topolino Extra e con la volontà nel Topolino Extra di chiudere di fatto le serie principali e non allargare ulteriormente, stanno gettando sulle serie imperdibili anche le serie più recenti, oltre a quelle un pochettino più datate. Vedremo. Questo probabilmente lo farò mio, non per i 90 anni di Donald Duck, ma principalmente perché è un volume della collana delle serie imperdibili e la collana mi sta piacendo parecchio, quindi la proseguo più che volentieri. Andando avanti abbiamo un topolibro che uscirà anche allegato al topolino, non ho visto a che prezzo, ma presumo sui 9,50-10 euro. Il volume di per sé costa 7,50. Tante storie dedicate a Sherlock Holmes, dedicate a storie ispirate da Sherlock Holmes. Ok, ci sta. Ci fossero state storie di Sherlock, che è un personaggio straniero fondamentalmente, l'avrei preso volentieri, perché è un personaggio che sicuramente non verrà ristampato in un volume interamente a lui dedicato. Questo si poteva prestare, non è stato fatto. Vedrò quale sarà l'indice. La copertina è molto molto carina, mi piace Paolo Mottura alle copertine, però non acquisto il volume per la copertina e voglio vedere che storie ci saranno al suo interno. Storie che probabilmente avrò tutte milioni di salse, perché tra polizieschi, tra parodie, queste storie sono state ristampate più e più volte, quindi andiamo avanti con Paperino Sport numero 1. Ora, quest'anno ci sono le Olimpiadi, quindi mi aspetto che questa collana, definita miniserie, nasca con l'intento di uscire nel periodo estivo. Quindi giugno, luglio, agosto, settembre, e coprire così un pochettino i mondiali, fondamentalmente. Non lo scriveranno mai mondiali, ma l'idea credo sia quella. Non credo che ci inseriranno papere olimpiadi, ho detto mondiali, volevo dire olimpiadi, non credo inseriranno papere olimpiadi, ma inseriranno tante storie dei paperi legati a questo ambiente. Viene detto che c'è una storia inedita, che c'è una nuova miniserie nei balloon, ma nella descrizione del volume si parla di due storie inedite. Si decidano a dirci quante storie inedite ci siano, ma secondo me qui vale lo stesso discorso di Paper Mitologia. Una storia inedita la posso capire su un volume deluxe, lo posso capire su tante serie di cose, ma per un volumetto vatte la pesca, dove magari non riescono ad accollarsi i costi di produzione della storia, ha poco senso. Ha decisamente più senso se finisca anche sul topolino, quindi chi vorrà queste storie probabilmente li ritroverà
in una qualche maniera sul topolino. Non ci metto la mano sul fuoco, ma qualcosina potrei scommetterci sopra. Non sono interessato così tanto al mondo dello sport, vorrò vedere che storie ci saranno dentro questa collana per giudicarlo, ma se con Paper Mitologia sono andato sprombattuto perché la tematica mi interessava, mi incuriosiva e volevo vedere un pochettino di cose, qui la tematica non mi interessa, la collana non farò mia. Però per gli amanti dello sport a 360 gradi può essere comunque una testata interessante. Risulta interessante, almeno per quanto mi riguarda, Paperinic e l'ombra di Fantomius, un nuovo classico speciale estivo, visto che i classici escono anche qui bimestralmente, ma d'estate a luglio c'è sempre un albo speciale. L'anno scorso non mi ricordo a chi era intitolato, a chi era dedicato, ma qui abbiamo Paperinic e lo vediamo già dalla copertina Fantomius. Marco Gervasio ai testi e credo anche le matite della storia di raccordo, sarebbe interessante e avrebbe senso. E niente, ci saranno le prime quattro storie di Paperinic messe in ordine cronologico. Qui si dice, facciamo riferimento al primo grande classico Disney dedicato a Paperinic che conteneva le prime quattro storie. Sì, va bene. Vedremo anche quale sarà la scelta dell'edizione riproposta. Io ve lo dico chiaro e tondo, non mi aspetto che in questo classico Disney ci sia la versione decensurata, mi aspetto che ci sia la solita edizione censurata delle storie, proprio netto, ok? Quindi chi vuole magari l'edizione non se lo aspetta in questa veste editoriale, non ha proprio senso di vederla in questa veste editoriale. Io personalmente farò mio questo volume perché voglio vedere in che modo Gervasio vuole complicarsi la vita, andare a riunire i fili delle prime quattro storie di PK di Paperinic con Fantomius. Inoltre questi speciali sono dati spesso a ruba, sono sempre stati molto difficili eventualmente da recuperare, quindi ve lo dico chiaro e tondo, io questo lo recupero direttamente prenotandolo in fumetteria per essere sicuro che mi arrivi, quindi proprio per essere sicuro di me lo prenoto. E poi vedremo un attimino da farsi, leggerò il volume, alla peggio ci ho buttato via 6 euro fondamentalmente per rileggere comunque storie belle, quindi ok. Passiamo a DC Comics e partiamo in realtà con Joker, l'uomo che ha smesso di ridere. L'ho segnalato qui perché è l'ultimo numero della serie, finisce Joker e al momento non c'è una nuova testata di Joker in ballo in America, quindi 3 euro in meno, 3 euro risparmiati. Io aspetterò che esca il secondo volume in digitale per potervene parlare sul canale in un video che comprenderà entrambi gli archi narrativi di questa serie. L'edizione di DC Pocket prosegue dopo grandi titoli che abbiamo visto nel numero antecedente. Qui ci viene proposto V per Vendetta, un altro importante titolo di Alan Moore. Il formato qui è piccolino, più o meno grande quanto un bonellide, e in V per Vendetta si parla parecchio, quindi potrebbe non essere proprio comodissimo da leggere, però sto mettendo molto le mani avanti. Per 11,90€ ha comunque senso recuperare questo volumetto da 320 pagine a colori, tra l'altro, quindi non è come la vecchissima versione che ogni tanto si trova ancora nei vecchi mercatini, che di questa storia in bianco e nero, ma è la versione a colori. È il film che ha ispirato anche il film V per Vendetta. È una storia che io in realtà ho nel formato Absolute perché l'avevo trovato in strasconto fondamentalmente e non vedo l'ora di leggerla in realtà in quel formato. È già un paio d'anni che vi dico lo voglio leggere per il 5, per farci un video per il 5 di novembre, ma tutti gli anni non riesco ad incastrarmi per leggerla in tempo perché comunque è abbastanza molto discorsiva, molto digressiva, molto parlata. Ci vuole del tempo per leggerla con calma. Vi presento invece Superman Lost, una storia scritta da Priest, Christopher Priest, per le matite di Carlo Paguian, Lee Wicks e Will Conrad, che vede un Superman andare lontano nello spazio e poi in realtà tornare sulla Terra apparentemente poco tempo dopo, ma avendo fatto tantissima esperienza lontano nello spazio. E sì, se vogliamo un po' l'effetto Interstellar, se vogliamo. E niente, è una storia che in realtà ne ho sentito parlare bene da chi l'ha letta in americano. Io ancora non l'ho letta,
ma indubbiamente non è un Elseworld, o meglio sì, non è una storia in continuity, non è una storia strettamente in continuity, quindi è una graphic novel fondamentalmente, non è un Black Label, quindi non vuole per forza essere più cupa, più matura, più a tutti i costi, ma indubbiamente è una miniserie che può essere interessante. È una mini di 10 capitoli, tutti quanti proposti da Panini all'interno di questo volume, quindi ok. DC Collection non ho idea di che collana sia, quindi non dovrebbe essere quella con la banda di fianco, perché non è un library. Boh, io questa l'avrei vista direttamente in Evergreen, avrebbe avuto senso. Non ho idea però di che collana sia DC Collection, ho un dubbio. Però se non ha la banda nera a fianco va già bene così, fondamentalmente, anche se non penso di prenderla subito, perlomeno in italiano. Vi segnalo che esce Batman Fear State, prosegue il ciclo di James Tynion IV e anzi giunge alla sua conclusione in un volume che non presenta l'alfa e l'omega dell'evento, quindi non presenta il prologo e l'epilogo dell'evento stesso. Grande Panini. Allora, dico così in maniera un pochettino scherzosa, in realtà esiste un volume uguale a questo in America, ma è uscito in America un volume anche con l'alfa e l'omega e un po' di tie-in. Capisco che magari quei tie-in non erano così essenziali, si potevano tagliare, ma l'alfa e l'omega secondo me aveva senso metterli in maniera proprio così spiccia spiccia. Non dico niente su Poison Ivy perché non ho di fatto nulla da dire. Andando avanti, vi segnalo un bel volumone sulla collana DC Evergreen dedicata a John Byrne, con una selezione di alcuni capitoli autoconclusivi da lui realizzati e con tutto il parterre dei personaggi DC su tantissime testate. È un compendio per gli amanti di Byrne, per tutti quei capitoli che probabilmente non avranno vita autonoma in una qualche maniera, ma che in un qualche modo Panini, ma credo anche in America, abbiano voluto valorizzare in una veste editoriale del genere. Non ci impazzisco sopra, anche perché sono proprio o sono storie autoconclusive o sono parte di cicli dei quali si farà fatica a capire qualcosa avendo solamente un capitolo, o vedo che ci sono alcune secret origin, quindi quelli tutto sommato sono le origini di alcuni eroi, quindi dovrebbe essere comunque comprensibili, alcuni annual che ai tempi erano proprio visti come speciali, quindi ci sta. Diciamo che vi deve molto piacere John Byrne e voler recuperare qualcos'altro di suo. In DC Deluxe, che è il formato un po' più grande rispetto al cartonato normale, abbiamo Batman i primi anni, un volume che contiene Batman anno 1, Batman anno 2 e Batman anno 3. Per chi vuole rivedere questi classici della DC che ripercorrono i primi anni della carriera di Batman, questo è un volume interessante. Di mio preferisco volumi più singoli, ma se si risparmia un pochettino questo potrebbe essere comunque un volume interessante. Ho Batman anno 1 in una vecchissima edizione Planeta e continuo a tenermela stretta in Batman la leggenda fondamentalmente, ma non ho mai letto in realtà Batman anno 2 e anno 3, che tutti dicono essere nettamente inferiori, ma vorrei anche vedere, al capolavoro di Frank Miller su Batman, al secondo capolavoro di Frank Miller su Batman. Però questo mi segno che è uscito e ci faccio un pensiero, perché anno 2, anno 3 è vero che a 20 euro l'uno sono un po' tanti, però potrebbe starci in un formato un pochettino più grande del normale, con anche Batman anno 1 in un'edizione, in una traduzione più moderna rispetto a quella spagnola della Planeta, ci potrei fare un pensiero. Andando avanti invece vi segnalo l'omnibus del Batman di Tom King. Ora, questo volume mi ha fatto riflettere su un paio di cose. Non esiste in America un omnibus di Tom King e non mi pare sia in previsione, il che mi fa un pochettino ragionare. Facendo una botta di conti, se volessero mettere anche Batman e Catwoman e un po' di altre cose che non sono la gestione, la run sulla testata di Batman di Tom King, dovrebbero venire fuori 3 omnibus. Quindi facciamo conto che saranno effettivamente 3 omnibus. Ma esce ad ottobre. Perché anticiparci che ad ottobre esce questo omnibus? Io non voglio dire
che ci sia Tom King a Lucca, perché non ho nessuna voce di corridoio sotto banco per poterlo dire con certezza. Però questo è un indizio. Questo è un indizio. La butto lì, la butto lì. Poi vedremo se c'ho ragione o meno. Nel caso Lucca potrebbe essere piuttosto interessante. Però ribadisco, questa è vedendo a ottobre Tom King. Tra l'altro, fosse un prodotto che già esce, è già uscito, già noto, già c'è in America, non mi farei questa. Ma il fatto che si voglia fare qualcosa specifico su, a meno che non ci siano David Finch, Michele Janin o Mick Gerads, a quel punto non fai l'omnibus del Batman di Tom King. Però qui è un po' una supposizione mia. Esce anche l'omnibus di iZombie, serie poliziesca in una qualche maniera con una protagonista zombie. Avevo visto il primo episodio della serie TV, se non ricordo male, mi era piaciucchiato il fumetto che ha ispirato la serie TV. Abbiamo Mike Allard alle matite di questa serie, quindi comunque uno stile grafico piuttosto singolare, piuttosto interessante, che è questo che vediamo poi in questa immagine. Non ho mai letto questa serie. Non penso di acquistarla adesso sull'unghie, sicuramente non in formato omnibus, ma è interessante, è quantomeno interessante, quindi ve la segnalo. Ed esce anche Ex Machina, serie piuttosto importante dell'etichetta Black Label, credo dell'etichetta Vertigo, ai tempi, creata da Brian K. Vonnegut, quindi ok, anche un autore piuttosto di rilievo. Anche se questa qui è una serie che ho visto più e più riprese in realtà, quindi sono felice che anche Panini voglia averla nel suo catalogo. Non mi sono informato troppo, ma il fatto che sia un'opera Vertigo me la rende quantomeno interessante. Passiamo a Marvel. Passiamo a Marvel, dove vediamo da un lato l'immortale Thor, ma l'altra cosa che vediamo è il finale del Marvel integrale dedicato al Thor di Jason Aaron. Ora, l'altro giorno, quando è uscita questa anteprima, non avevo captato una critica a quelli di Panini per questa edizione, col fatto che ho questa serie in volumi cartonati non ci avevo dato troppo peso, ma pare abbiano saltato completamente la Guerra dei Regni. Guerra dei Regni che era parte integrante, cioè era proprio la narrazione dei capitoli del Thor di Jason Aaron, degli ultimi due volumi del Thor di Jason Aaron, erano tie-in all'evento, erano letteralmente tie-in all'evento, e io davo per scontato che l'evento l'avrebbero inserito all'interno di questi volumi, anche perché di fatto avrebbero riempito, che poi solo l'ultimo volume, cioè quello antecedente, il 23 si sarebbe integrato perfettamente con la Guerra dei Regni, quindi 23, 24, 25, cioè era un numero in più tra l'altro, quindi non ho capito il perché di questa scelta, non ha alcun senso per quanto mi riguarda. E qui si conclude tutta quanta l'epopea, però di fatto mancherebbe un pezzo, quindi Panini, mettete in integrale anche la Guerra dei Regni e rivedete il sommario degli ultimi numeri, per favore. Per chi vi ha seguito con fedeltà, fategli il piacere di dargli un finale così come deve essere. Andando avanti, c'è questo volume su Deadpool che è molto molto potenzialmente molto carino, è un saggio ad opera di Licari e Rizzo sui 30 anni di Deadpool, ed è una cosa che hanno fatto per Spider-Man, hanno fatto per gli Avengers, non so se hanno fatto qualcosa sugli X-Men, ma credo che comunque lo vogliano fare, l'hanno fatto su Hulk e non me l'hanno fatto per Thor. Cioè, Rizzo e Licari, mi fate un volume saggio su Thor, io lo comprerei subito. Comunque esce un saggio su Deadpool, anche perché esce un nuovo film al cinema, quindi si vuole proprio andare a cercare di capitalizzare fondamentalmente, con anche tutta una serie di volumi che non li ho presi evidentemente, dedicati a Deadpool. Ne esce veramente una caterva di roba, praticamente tutto quello che è uscito su Deadpool verrà ripubblicato da parte di Panini, o perlomeno le cose più importanti. Nel formato I Grandi Tesori Marvel, che è quello gigantesco con sovraccoperta poster, esce X-Men Dio Ama L'Uomo Uccide, che io mi devo decidere a leggere perché è una storia che ho. È una storia che parla di tante tematiche belle pesanti, in realtà, da quello che ho capito, perché si parla di differenza razziale in una qualche maniera,
e sembra molto molto interessante. Questa qui è la storia che ha ispirato in una qualche maniera X-Men 2, quindi ok, storia classicissima di Claremont, che esce in questo formato super mega gigante che va a valorizzare tantissimo l'arte grafica di questa serie, in un formato esteso, quindi c'è proprio di tutto e di più. Quindi, se io fossi un fan degli X-Men, questo sarebbe un volume che acquisterei. Non sono un fan degli X-Men e sono tentato per la fama che questa storia si porta dietro, ma avendo questa storia in un'altra veste editoriale, prima di fare la follia di prenderla in questa edizione, me la leggo e valuto un attimino il da farsi. Però, se siete vagamente fan degli X-Men, questa è una chicca che secondo me non vorreste lasciarvi perdere. Tra le varie cose che escono per Planet Manga abbiamo Mio Bega e Abara Master Edition, cofanetto che contiene questi quattro volumi dallo stesso autore di Blame, non so, cioè è scritto Blame, ma da quel capito si pronuncia Blam. Ve lo segnalo, in realtà mi pare di capire che sia Blame Blam il capolavoro imperdibile dell'autore, e questo è giusto per avere tutto il resto. Le storie escono anche sfuse, non in cofanetto, quindi valutate un pochettino voi il da farsi. Tra le cose che escono in una nuova edizione c'è questo Dean Angel, che esce direttamente nella versione Ultimate Deluxe Edition. Visto, considerando che ho capito che questa serie era uscita in Giappone, Panini ne aveva presi i diritti, l'aveva cominciato a pubblicare, ma poi si è interrotta perché in Giappone si era interrotta, in Giappone si è conclusa dopo che Panini l'aveva interrotta, quindi l'aveva lasciata interrotta, ma adesso Panini ha deciso di riprenderla totalmente. A parte il fatto che, da quello che ho capito, ha pubblicato i primi 16 numeri su 20, quindi il favore di a quei 4 numeri finali si poteva fare. Esce. Vi dirò, l'immagine di copertina è anche carina. Non sono fan troppo di questa cosa qui, cioè non conosco per niente la serie. La copertina sembra carina, il fatto che si parli di angeli un po' mi intriga, però si parla anche di lui che sia un ladro, quindi boh, richiama un po' il mio benissimo amato Keito Kid. Non lo so, mi informerò un pochettino meglio di quanto non abbia fatto qui per ora. Nel caso, segnalatemi se conoscete qualcosa di questa serie nello spazio commenti. Non penso che mi getterò alla lettura di questo manga qua, però sembra carino. Il fatto che voglia uscire in un formato deluxe, che poi è un brossurato grosso, con sovracoperta, ok, e comunque vuol dire che magari non è completamente da scartare. Tra le cose che invece sono molto particolari, abbiamo un manga dedicato a Batman, manga già stampato e ristampato più volte, ma fondamentalmente Panini se lo vuole portare nella sua scuderia. Mi perplime il fatto che costi 15 euro per 200 pagine, alla fine è un tankobon, però è grande, ok, è formato un filino più grande, va bene. Mentre invece questo lo capisco ancora di meno, nel senso che questa qui era una serie che in America è uscita come serie, era proprio una serie di Thor, con un Thor giovane. Tra l'altro una serie che, se non ricordo male, era in 12 capitoli, quindi di fatto il volume 1 di 2. E l'autore che è lì segnato è un autore con un nome molto giapponese, ma in realtà era uno pseudonimo. Non mi ricordo, dovrebbe essere, credo, Sebal. No, non vorrei dire una cavolata, non vorrei che fosse stato Sebalski, però ok. Ed è una serie sul giovane Thor, però era una serie americana, che però esce nel formato manga. Così, robe. Esce anche il manga di Stitch. Ora, non ho idea di come possa essere un manga su Stitch, però il primo numero con Clover floccata mi intriga. Però non penso di prenderlo, mi sembra veramente uno spreco di tempo, soldi e denaro. Però ve lo segnalo. E vi segnalo anche che esce il 17° e ultimo numero di Tracce di Sangue di Shu Tsushimi, quello che molti dicono essere il suo capolavoro, la storia che quando ho letto la sinossi mi aveva incuriosito molto, al punto che ho voluto recuperare tutto Shu Tsushimi, nel bene e nel male, fondamentalmente, e sono felice che finisca in quel di giugno, così potrò leggerla, non so bene quando, ma la leggerò una volta che ce l'avrò completa.
Tra le cose particolari che escono per il Giappone c'è questo manga, The Bugle Call, consigliato ai lettori di Berserk e Kingdom. Cioè, che cosa mi stai dicendo? Cioè, sembra una roba fuori di testa se me la butti così. E sinceramente il fatto che il protagonista sia Lucas, che sia un trombettiere, che vede i suoni... Ok... Quindi... Cioè, non capisco dove si voglia andare a parare. E l'incipit non mi dice un granché. Quindi non capisco. Letteralmente non capisco. Quindi non acquisto. Quindi non acquisto. Però, insomma, ce la vogliono vendere come una serie bella. Quindi vi segnalo che esce. Io sono più che perplesso. Tra l'altro, di solito per le serie belle ci vogliono investire. Quindi variant, cose. Qui no, esce abbastanza in sordina. Quindi magari è bella davvero. Però, boh, non lo so. Se ne sapete qualcosa di più, segnalatemelo qui sotto nello spazio commenti. Questa forse è l'unica cosa di cui sono vagamente curioso, perché il fantasy a me piace. Ok, il fantasy è un genere che a me piace. Quindi potrebbe entrare nelle mie corde, ma non ne sono così sicuro. Credo che voglia essere una risposta a Frieren, mi viene in mente. Però... molto meno efficace. Passando a Panini Comics, abbiamo Asterix alle Olimpiadi, che esce in edizione deluxe. Per i fan di questa storia esce in un formato mega iper gigante, super mega cartonato, con un fottio di extra, considerando che il volume costerà di 128 pagine e la storia ne ha la metà, una quarantina ne ha, quindi ci sono veramente un sacco di extra. E si vogliono festeggiare i 65 anni di Asterix. Ci saranno le Olimpiadi quest'anno, quindi hanno scelto proprio questa storia per festeggiarlo. Lo accettiamo, ce la colliamo. Cioè, non io non me la collo, non ho intenzione di acquistarlo. Però ha senso che esca questo tipo di volumi. Ed esce anche Big Game, un maxi evento crossover con tutti i personaggi del Millar World di Mark Millar, quindi deve essere una roba o super tamarra o super trash o una figata atomica. Cioè, può uscire la qualunque cosa da questa serie. Io ve la segnalo, esce sta roba qui. Se siete fan del Millar World, probabilmente non ve la vorrete lasciare scappare. Io le uniche cose di Millar che conosco, che ho visto, sono Kick-Ass, perché ho visto i film di Kick-Ass, i primi due, e ho letto Reborn, e non mi pare ci sia la protagonista di Reborn qui dentro, quindi me la scampo. Passiamo ad editoriale Cosmo, che ci propone un paio di chicche interessanti. Da un lato, questa qui è la pagina per l'appunto di anteprima che propone le novità. Da un lato abbiamo Boy Max Immortal 2, il seguito del Boy Max Immortal di Rick Veitch, che era rimasto un pochettino incompiuto e che quindi vedrà finalmente la luce. Bene, sono contento, quindi questa cosa qui sicuramente la prenoterò. Ed esce invece in un formato economico, in un'edizione deluxe. Questa cosa qui, se me la spiegate, grazie. The Pro di Garth Ennis, con la prima supereroina prostituta, che credo sia una serie super mega iper irriverente, che esce in un formato brossurato con alette, quindi mi immagino che in realtà quel deluxe sia sbagliato, perché deluxe e poi è un brossurato con alette, non mi ce lo vedo. Però per i fan di Garth Ennis questa è indubbiamente, per quanto io non sono un fan di Garth Ennis, intendiamoci, però questa è una delle sue opere più rinomate e finalmente esce in un formato tutto sommato a livello di prezzo abbordabile, 13 euro per 96 pagine brossurato con alette. Invece per Salda Press vi segnalo che arriva Alice Mai Più, seguito di Alice Per Sempre, un dittico su Alice disegnato tra l'altro da un italiano, quindi ok, intrigante, ma fino a un certo punto. Devo ancora valutare se recuperarlo o meno. Ma in realtà la copertina di quel Il Cavaliere del Drago, Le Chevalier d'Oron, mi intriga assai. Si parla di mito arturiano, si parla di persona che vede i draghi. Non ho capito se è lui che sia completamente un folle pazzo o se i draghi ci sono davvero.
Quindi, boh, cerco di informarmi perché se poi la grafica è la stessa della copertina, mi intriga anche dal punto di vista estetico. 112 pagine, formato grosso, perché parliamo di 18x26, quindi formato un pochettino più, formato deluxe Panini, per intenderci, tutto sommato è più o meno quello, a 20 euro. Ci faccio un pensiero, non per giugno, perché tra maggio e giugno ci saranno parecchie spese, però me lo segno come cosa che è uscita. E siamo tornati alla prima pagina, sintomo che tutta questa anteprima è finita, tante cose vi ho selezionato, tante cose vi ho mostrato, ce n'erano molte, molte, molte di più in realtà, quindi era un'anteprima, secondo me, bella ricca, ma bella ricca di cose, ma poi di veramente interessanti e acquistabili il giusto. Un mese è un filino più tranquillo. In realtà con anche una fiera che è l'Etna Comics lì nei dintorni, quindi c'era tempo, modo e spazio per fare delle spese follissime, non si faranno. Bene così, perché comunque a maggio di spese ce ne saranno tante. E quando uscirà il video lettore acquisti, vedrete che ho fatto un po' di recuperi importanti in quel di aprile che non erano previsti, perché ho trovato delle buone offerte. Quindi mi vedrete tirar fuori delle cose massicce ed importanti che andranno ad arricchire la mia libreria della vergogna. Però va bene. Detto questo, alcune cose che volevo acquistare ve le ho segnalate. Al solito segnalatemi nello spazio commenti se c'erano delle cose interessanti che ho completamente saltato e evitato per ignoranza mia fondamentalmente, o viceversa se ho detto delle cose che non erano interessanti, se vi ho segnalato cose che non erano interessanti e magari ditemi il perché, o correggetemi se ho detto delle cose inesatte, perché voglio che questi video siano sì un consiglio per gli acquisti, ma discorsivi, parlate, dialogate anche con altri lettori e altri fan per magari darci dei suggerimenti e capire meglio che cosa stiamo per andare ad acquistare a leggere. Sul mondo disneyano più o meno me la cavo, più o meno me la giro, in altri ambiti un po' meno, quindi qualunque aiuto mi darete o qualunque suggerimento mi darete sarà più che gradito per me, ma anche per gli altri fan del canale. Da Francesco, dalla soffitta di camera mia è davvero tutto e noi ci vediamo in una prossima video opinione del canale. Ciao!